Il sindaco medico Bruno Murzio è appena rientrato dall'Eritrea, dove ha compiuto l'ennesima missione umanitaria insieme all'associazione Un Cuore, Un Mondo di Massa, Mission Bambini di Milano e Fondazione Monasterio. Ogni volta sono 15-16 i bambini che vengono operati dal cardiochirurgo pediatrico e della sua equipe. Ma stavolta al rientro il pensiero è andato alla Palestina, dove appena un anno fa, nel dicembre 2022, Murzio e il suo gruppo si erano recati per operare i più piccoli attraverso la ONLUS palestinese PCRF. Si trovava proprio nella striscia di Gaza, in un ospedale nella zona sud, e per lui, come per gli altri, vedere le immagini dell'esplosione all'ospedale di Al-Ali al-Arabi, che ha causato centinaia di morti, è ancora più straziante. È una situazione drammatica. Gaza è già una situazione drammatica a cose normali, perché è una enorme prigione con 2.500.000 persone che vivono in pochi chilometri quadrati. È terrificante vedere che i posti dove noi andiamo, operiamo, che altro, sono progressivamente distrutti. Intanto le missioni umanitarie si sono fermate? In questo momento ci stiamo soltanto raccogliendo materiali che servono per la traumatologia e sperando che riapra il varco di Rafah con l'Egitto, in modo tale che i materiali possano giungere. Non credo che la colpa sia solo da una parte, questo deve essere chiaro. Io mi considero pacifista a tutto tondo. Chiedo che si smetta di bombardare e far male ai bambini, uccidere bambini. Chiedo anche che si liberino ostaggi. Le colpe vanno ritrovate nel fanatismo bilaterale che esiste. Dobbiamo renderci conto che la pace è qualcosa di difficile da raggiungere, e si raggiunge se siamo in due a volerla.